watch this. Look at him. Oh, no! Serious. Questa è la Ghost Town degli Specials per inaugurare questa puntata di questa sera, 2 novembre 2020, qui in diretta su RKPO, come ogni lunedì sera. C'è con voi in voce Toby Bonvino. Benvenuti, buonasera a tutti e ben ritrovati qui per l'appuntamento del lunedì sera in diretta con la musica e le chiacchiere, appunto, che ci contraddistinguono in questa trasmissione. Come sempre in diretta appunto per un'oretta circa, finché il DPCM ce lo permetterà. Sono qui nello studio del Teatro Kismet, nell'acquario che è la vera sede della radio, finalmente, dopo un po' di mesi passati anche, diciamo, in vari posti, tra cui lo studio domestico che abbiamo allestito in questi mesi precedenti di lockdown, oppure anche la sede del San Martino Hotel che ci aveva ospitato nell'estate. Siamo trovati qui in teatro finalmente e siamo pronti per passare insieme un'altra serata fra nuove uscite, ripescaggi, insomma, come sempre gli ingredienti che hanno fatto parte delle precedenti trasmissioni qui di Out of Nowhere si ripetono. E allora siamo partiti appunto con questa diciamo città fantasma, che è un po' quella che speriamo non ci aspetti nei prossimi giorni, visto che si parla tanto di coprifuoco e di vari provvedimenti. Noi esorcizziamo un po' questo clima, naturalmente invitando tutti naturalmente a rispettare le regole, perché
prima ci impegniamo tutti, prima magari ne usciamo e torniamo a fare le cose che ci piacciono, ma nel frattempo così appunto non possiamo non notare questo aspetto un po' spettrale delle nostre città già da queste sere, e figuriamoci nelle prossime. Ma la radio naturalmente continua a farvi compagnia, continuiamo a farci compagnia naturalmente reciprocamente con la musica e con gli spunti che possono venire appunto dell'attualità musicale, non solo, e proprio di attualità musicale si parla del brano che stiamo per ascoltare. Io lo manderei subito in onda, magari ne parliamo dopo. Mocking Mindy, Action Man and Cindy, I don't mess about. When my mum and dad go out, no messing, no curtain twitching, no stressing, I don't hang about. I get them down and dirty, then get them falling out, then get them flirty, get them throwing plates at each other, cause that's what it's all about. Now fuck off back to your own room. Welcome in the back room, when fuck all's going on, what's new, and the plated scenes of that. I live on a really depressing cul-de-sac, where couples get divorced and people come up that you've never seen before. Like that, smell of cigars and oil twat. You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Morgan Mindy, I got eagle eyes above me. I just hit it out, in Beijing tan, stainproof kitchen mat. Setting about, stinks like an old body, like mornings on the body, shotgun lagerotte, like porn up sticking constantly. Wi-Fi's gone all lo-fi, my arse is feeling too dry, like crackers out at midnight. I can't be arse with a butter, alright. You're not from round here, crash landed about a week ago. Yeah, I feel for you, I do. The state of it is alarming, so don't presume anything. Questi erano gli Sleaford Mods, qualcuno di voi li avrà riconosciuti con il loro nuovo singolo appena pubblicato, Morgan Mindy, che annuncia finalmente il ritorno di questo duo fantastico che a me piace molto, che tornerà a febbraio dell'anno prossimo con il nuovo album, appunto, che si chiamerà Spare Ribs. Questo Morgan Mindy molto molto bello come pezzo, in collaborazione con Billy Nomades, altro artista che proviene un po' dallo stesso background, diciamo così, musicale e culturale degli Sleaford Mods, bella collaborazione che annuncia un album, insomma, ascolteremo volentieri da qui a un po'. Nel frattempo, comunque, come dire, ottima anticipazione, uno dei singoli, insomma, di maggior impatto forse fra quelli usciti negli ultimi giorni. E allora, come sempre, siamo qui in diretta su RKO. Vi ricordo che se siete in ascolto in diretta potete anche interagire con noi sia sulla chat di Spreaker, ovvero quella su cui va in onda la trasmissione, spreaker.com. Cercate Out of Nowhere per poter commentare anche in diretta appunto i brani che mandiamo, fare proposte, suggerimenti o anche raccontarci un po' come state, magari, perché
in questi giorni, insomma, c'è bisogno anche di questo. E l'altro mezzo per interagire naturalmente con la trasmissione è il solito canale WhatsApp, ovvero il numero 351 677 6164. Se non l'avete ancora salvato nella vostra rubrica, fatelo, lo ripeto, 351 677 6164, il numero della redazione di RKO, a cui potete appunto scrivere quando volete commentare i brani, quando volete fare delle richieste o chissà che, insomma, naturalmente. Sono qui appunto anche per chiacchierare con voi in diretta durante la trasmissione. Passiamo al prossimo brano, ancora nuova uscita, un altro album molto molto atteso, in questo caso si tratta del nuovo disco di One of X Point Never, produttore che conosciamo un po' da diversi anni, con questo moniker con cui ha realizzato diversi album molto belli. Lo conosciamo anche come autore di colonne sonore, insomma, di indiscusso livello, Danielo Patin. E in questo brano, questo album che è appena stato pubblicato, che è, insomma, il ritorno atteso alla sua musica un po' più personale, e anche in questo caso nuovo viaggio per la Warp Records. Il disco si chiama Magic One Trick Point Never, un disco abbastanza introspettivo, che forse parla un po' di se stesso, di come sia nato anche questo progetto musicale, perché lo ricordiamo, il nome è anche un po' strano, One Trick Point Never ricorda la radio OPN, che era 106.7 in questo caso, che Daniela ascoltava, e infatti questo album racchiude un po' in poco più di 40 minuti quello che può essere la programmazione intera di una giornata radiofonica appunto su OPN, perché come ascolterete in questo brano, come anche in tutti gli altri della sua produzione, sono numerosissimi riferimenti, campionamenti, tutto quello che può essere appunto cultura musicale veramente molto ampia. Ascoltiamo uno dei brani più belli secondo me di questo disco, in collaborazione tra l'altro con una voce molto nota del pop contemporaneo americano, Caroline Polachek. Il brano in questione è Long Road Home, qui in diretta su RKO. Oh,
questa era Long Road Home, One of Freaks Point Never, dal suo disco appena pubblicato, appunto Magic, One of Freaks Point Never. Come vi dicevo, se avete ascoltato, si sente molto appunto il lato dedicato alle colonne sonore, alla sinfonia di Daniel, ma anche a poi tutta una serie di riferimenti e suoni che vengono veramente da ovunque. Disco molto bello che vi suggerisco di ascoltare. Naturalmente non è un disco di quelli cosiddetti facili, anzi vi impegnerà pazzesco, cioè vi impegnerà molto, però naturalmente visto che in questo periodo abbiamo un po' più di tempo, soprattutto serale naturalmente, da dedicare a un ascolto più approfondito, è uno di quelli che assolutamente vi consiglio. Se ne è parlato molto, ma secondo me anche ha ragione. E allora proseguiamo, ringrazio intanto gli ascoltatori che cominciano a farsi sentire, come sempre Francesco, Monica che su Spreaker ci salutano, ricambio naturalmente, e come sempre vi invito appunto anche a spargere la voce naturalmente, perché lunedì sera abbiamo questo appuntamento ormai fisso, dalle 20 alle 21 circa. Vi avevo annunciato la scorsa settimana che forse ci saremmo allungati un po', però visto che ci sono una serie di DPCM e possibili restrizioni, per il momento ci fermiamo sull'ora circa, perché se ci sarà la possibilità naturalmente la trasmissione, come già stato approvato dai direttori Carlo e Paolo, che vi ringrazio sempre, potrà allungarsi anche per qualche minuto in più, visto che appunto un'ora spesso risulta un po' stretta perché c'è tanta musica da mandare in una settimana. Naturalmente un'ora, insomma, sono una decina di brani abbondante, magari qualche spazietto in più non farebbe male. Io ci sono, naturalmente, vediamo un po' se sarà possibile. Sempre qui in diretta, naturalmente, dallo studio del Teatro Kismet, qui nel foyer. Il teatro, come sapete, come ho già detto anche settimana scorsa, è fermo nella sua programmazione aperta al pubblico, ma questo non impedisce, naturalmente, di realizzare le trasmissioni, per fortuna, dallo studio che ci ospita ormai per la seconda stagione qui di Out of Nowhere, in diretta sempre su RKO, Radio Kismet Opera, appunto, dal luogo che ci ospita. Passiamo alla prossima uscita, al prossimo brano, a questo punto, visto che abbiamo ascoltato One of Freaks Point Never, restiamo su atmosfere molto rarefatte, diciamo, e salutiamo con grande piacere la nuova uscita di una band, insomma, che è una band di culto, che seguiamo da tanto tempo. Si tratta dei Mogwai, che stanno per pubblicare fra un po' anche loro il loro 11° album, una carriera ormai infinita, sono più di 20 anni che ascoltiamo la loro versione del post-rock, e l'abbiamo sentita anche live tante volte, sempre con volumi molto alti, con atmosfere molto 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 coinvolgenti. Il brano che stiamo per ascoltare è il brano che anticipa appunto l'11° disco, che uscirà sempre all'inizio 2021. Il disco si chiama As the Love Continues, e noi dichiariamo che anche per noi, in nostro caso, il nostro amore, in questo caso per i Mogwai, continua. Il pezzo che stiamo per ascoltare è stato mandato in diretta sulla BBC pochi giorni fa in anteprima, ma ora è disponibile finalmente per tutti, anche appunto quindi su RKO. Ascoltiamo Dry Fantasy.
E questa appunto era Dry Fantasy, nuovo singolo dei Mogwai, che anticipa appunto il nuovo album che uscirà entro 2021. Il disco, che abbiamo detto, si chiamerà As the Love Continues, che avrà un paio di guest che voglio citare perché sono veramente seri, nomi molto molto belli che fanno pronunciare, quindi anche collaborazioni insomma molto importanti. Si parla di Atticus Ross, ovvero compagno di merenda, diciamo così, di Trent Reznor nell'ultima avventura dei Nine Inch Nails e delle loro infinite colonne sonore che hanno registrato per tantissimi prodotti di successo cinematografici e anche insomma di serie molto molto belle. E ci sarà anche poi Colin Stetson, sassofonista straordinario che abbiamo avuto anche la fortuna di avere qui a Bari per un'edizione di Time Zones l'anno scorso, e è un altro nome che quando mette mano appunto allo strumento e alle sperimentazioni musicali insomma fa sempre prodotti molto molto belli, per cui anche loro ospiti dei Mogwai. E infine, per chiudere l'argomento Mogwai e Dry Fantasy, il loro ultimo singolo, vi consiglio anche di dare uno sguardo al loro video che accompagna appunto questo brano, diretto da Vi Power, sempre da Glasgow, Scozia appunto. Un visual molto molto interessante che non vi anticipo troppo, sicuro non vi anticipo troppo, ma vi consiglio assolutamente di guardarlo, magari a schermo pieno, facendovi trasportare appunto dal potere delle immagini e dei suoni di questo brano molto molto bello. E allora andiamo avanti, proseguiamo con l'ascolto. Un'altra uscita molto recente, si tratta di un singolo che fa parte di un progetto che è stato realizzato in Nuova Zelanda da una delle band più famose, forse, che proviene da quella terra molto molto bella, molto molto particolare. Si tratta di Fat Freddy's Drop, che hanno realizzato, come tanti altri artisti, un concerto a porte chiuse in un auditorium molto bello di Auckland, da cui è nato anche poi un disco, non solo un concerto in streaming come tanti ne abbiamo visti in questi mesi e penso ne vedremo ancora per un bel po'. In questo caso però si tratta di un prodotto di assoluta qualità, da cui ci ascoltiamo appunto Hope, che è il brano inedito in una scaletta che ha raccolto un po' il meglio della carriera di questo collettivo numerosissimo, perché si tratta veramente di tantissimi musicisti che si alternano sul palco in studio sotto questo progetto, anche loro a Bari un bel po' di anni fa in realtà. Speriamo di rivederli quando si tornerà a fare concerti anche da queste parti, perché è sempre un piacere. Per cui Fat Freddy's Drop, qui in diretta su RKO, Hope. Be on
E allora rientro un po' a gamba tesa purtroppo sui Fat Freddy's Drop, la loro Hope. Purtroppo, come spesso, anzi quasi sempre succede con i Fat Freddy's Drop, i loro brani sono molto belli ma anche molto lunghi e poco compatibili con i tempi radiofonici, però sono appunto un ascolto così da meditazione che in questa fascia oraria vi consiglio, magari appunto anche più tardi se volete recuperare sia il disco sia il live di Lock In, che è il nome che hanno dato a questo speciale progetto. Lo trovate facilmente sui, insomma, sui distributori audio e anche su YouTube integralmente, con tutta la formazione molto ampia che ha preso parte a questo progetto. E andiamo avanti, appunto passiamo oltre ad altri brani di recentissima uscita, una collaborazione out of nowhere, veramente inaspettata, quella che stiamo per ascoltare, fra due voci molto molto belle ma anche dal, come dire, background molto molto diverso, che però si sono fuse per ripetere un duetto storico qualche anno dopo, diciamo, naturalmente non, senza pretese di emulare l'originale, ma ridando vita a un brano celebre del passato. Si tratta di Karen O, voce storica degli Yeah Yeah Yeahs, che insieme a Willie Nelson, come dire, voce altrettanto storica, molto di più in realtà, del country americano, hanno ripreso un brano appunto del passato, Under Pressure, singolo di Queen in collaborazione con David Bowie di quasi 40 anni fa praticamente, e in una nuova versione molto diversa dall'originale, ma che si fa ascoltare. E quindi riascoltacela subito qui in diretta su Out of Nowhere, Under Pressure.
turned away from it all like a blind man. I sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Lasciamo sumare la versione di Karen O e Willie Nelson di Under Pressure, una versione personalissima di questo classico. A me personalmente è piaciuta, qualcuno meno. In chat qui su Spreaker si apre il dibattito, ma soprattutto sul fatto che si citi ancora nel 2020 Queen, non tutti apprezzano, effettivamente ci può stare, anche perché se passiamo da alcuni anni, quelli passati in cui il biopic Bohemian Rhapsody ha generato una serie infinita di contenuti sulla band capitanata da Freddie Mercury, evidentemente la coda lunga non è ancora terminata. Però d'altra parte dico così, mio personalissimo parere, meglio questa versione Under Pressure di quello che succede in Italia quando si parla di cover di pezzi storici. Ogni riferimento a Tiziano Ferro è puramente casuale, naturalmente, ma non ci occupiamo di questo perché Out of Nowhere si occupa di tutt'altro, di musica poco avvezza, diciamo, al mainstream, quello che solitamente va in radio, non senza andare troppo lontano, ma comunque cose che meriterebbero magari più spazio. E passiamo da una strana coppia, quella appunto composta da Karen O e Willie Nelson, a un'altra coppia decisamente meno strana, perché si tratta di artisti con un'affinità musicale molto più evidente, che si sono incrociati per un nuovo singolo, anche questo pubblicato da pochi giorni. Il brano in questione si chiama Miracle of Life ed è nato da una collaborazione fra, come dire, fra la band di Conor Oberst, scusate, ovvero i Bright Eyes, che non contenti di essere tornati dopo una decina di anni di silenzio, hanno pensato di pubblicare ancora brani inediti. In questo caso, per questo brano, hanno chiamato in causa, diciamo, Phoebe Bridgers e la sua voce, per una causa molto nobile, appunto. In realtà, il brano è stato realizzato per raccogliere fondi per Planned Parenthood, ovvero un progetto americano che si occupa di sensibilizzare chi dovesse trovarsi nella necessità di decidere se poter a meno o no, a termine una gravidanza, scusate, mi sono un attimo incartato, dicevo appunto, il progetto appunto è sensibilizzare su chi ha bisogno di saperne di più prima di affrontare, come dire, preconcetti e politiche contro l'aborto, che in America stanno tornando clamorosamente, diciamo, perché siamo nel 2020, ricordiamocelo, e, come dire, di moda anche in piani molto alti delle istituzioni americane. Per cui, per sensibilizzare il pubblico, per raccogliere anche fondi per Planned Parenthood, Bright Eyes e Phoebe Bridgers ci propongono questa Miracle of Life. Wrapped yourself around him like a tourniquet. Cold October night, she'd wear his leather jacket. Ah, now she's scared of taking piss. Can't be sure she's positive. Made her an appointment, she was 2 months late. The car they borrowed broke down before they got.
track. She's feeling sick, he's feeling bad. Such is the miracle of life. The essence of family is to sacrifice. We could be done with it tonight. The neighborhood dog. Septic infected in red. Hard forehead like a frying pan. From fever dreams of sweaty men. Lay down on the hard cold ground. Crying such a soothing sound. Get cured. Miracle of Life, Bright Eyes con Phoebe Bridgers, un pezzo che, come ha detto Cole Oberst stesso, nel 2020 forse non sarebbe neanche dovuto uscire, perché parlare nel 2020 ancora di minacce ai diritti inviolabili sul corpo femminile è veramente assurdo, ma a quanto pare purtroppo è un tema di attualità, che è tornato in attualità, e quindi ecco perché questa campagna appunto a sostegno di Planned Parenthood, accompagnata anche da ottima musica, perché comunque si tratta di artisti che già singolarmente hanno regalato tantissima musica molto valida, insieme devo dire che funzionano forse di più di Karen O e Willie Nelson, magari, per tornare al brano che abbiamo mandato in onda prima. E allora, siamo sempre qui in diretta su RKO, dallo studio del Teatro Kismet di Bari, qui con Out of Nowhere, appuntamento del lunedì sera, con voi in voce Tommy Bonvino. Vi ricordo naturalmente che siamo sempre qui anche live, in contatto sui vari social. Trovate la trasmissione Out of Nowhere su Facebook, con la sua pagina dedicata, trovate anche la pagina di RKO, ci trovate anche su Instagram con RKO _ la radio che si vede, visto che appunto siamo in questo acquario che non ci permette in questo momento naturalmente di ospitare pubblico, ma naturalmente speriamo di poterlo fare quando sarà possibile, perché le trasmissioni anche fatte col pubblico le abbiamo sperimentate e ci piacciono molto, per cui oltre che sentirci a distanza proveremo anche a vederci di nuovo fra un po', naturalmente un po' di pazienza, dai, dobbiamo resistere un po' tutti insieme naturalmente. E torniamo un po' appunto alla musica delle ultime settimane. In realtà facciamo un piccolo recupero, un disco che è uscito in realtà a fine settembre, però in quel momento Out of Nowhere non era in onda, era nella sua pausa, diciamo così, fra la fase estiva in cui abbiamo realizzato The Sound of Sunset, che era l'appuntamento che mandavamo in onda su RKO in diretta da Giovinazzo, e la ripresa autunnale, per cui mi sono perso, diciamo così, un disco importante in realtà che è uscito. E torniamo anche a qualche brano un po' più roccioso, visto che alcuni ascoltatori, di cui non faremo il nome, lamentano la mancanza di un po' di chitarre a scapito delle solite trombette. Invece no, in questo caso le chitarre ci sono, come il disco in questione si chiama Homes. La band
molto nota e molto importante, quella dei Deftones, che è tornata appunto dopo un po' di anni di assenza con un disco che è piaciuto molto agli addetti ai lavori, agli ascoltatori, ai fan storici della band. Speriamo che abbia anche raccolto magari qualche consenso di nuovi ascoltatori. Il brano che ho scelto per presentarvi questo disco si chiama Error, lo ascoltiamo qui in diretta su Out of Nowhere. Behind you, that's rising through.
Questa era Error Deftones dal loro ultimo lavoro Homes, qui in diretta su Retronware. A proposito di Deftones, delle loro produzioni recenti, ricordo, come anche mi ha ricordato in questo momento in chat Marta, un'altra delle fedelissime ascoltatrici di questa trasmissione, del gruppo d'ascolto che fa capo, che cito ogni tanto, al Primavera Sound Italia, mi cita anche giustamente l'album che sta per uscire, dei remix di White Pony. Il disco si chiamerà Black Stallion, così una evoluzione appunto dal White Pony che cresce e si evolve. Potrete già ascoltare in realtà online il primo remix pubblicato, ovvero i remix di Knife Party a cura di Purity Ring. Ero indeciso se mettere questo brano o un brano appunto da Homes o un brano dell'album di remix, ma visto che l'album di remix uscirà in realtà la prossima settimana, magari lo recuperiamo nelle prossime trasmissioni. Comunque ringrazio Marta per il suggerimento e come sempre ringrazio tutti gli ascoltatori che non mancano mai di fare proposte, ascolti, collegamenti eccetera. È bello anche appunto di fare il programma in diretta, proprio questo di poter interagire un po' così con gli ascoltatori e condividere quello che sta uscendo in questo momento, quello che è appena uscito, quello che uscirà, o anche cose che sono uscite tempo fa che era il caso magari di recuperare. E invece restiamo su attualità, restiamo ancora sul mondo chitarristico, diciamo così, per un altro disco che è uscito pochi giorni fa, il terzo disco omonimo, nel senso che tutti e tre album in realtà di fatto portano il nome della band, di una band, di uno dei tanti progetti in realtà nati dalla geniale mente di T. Segall. Si tratta dei Fuzz, che hanno pubblicato il terzo disco, Fuzz 3 sarebbe, e anche questo molto molto valido come i precedenti. Sono passati 5 anni dalla pubblicazione dell'ultimo album e sono finalmente tornati appunto a pubblicare un disco prodotto anche da Steve Albini, per cui ovviamente garanzia massima di qualità. Ci ascoltiamo per cui da questo terzo album dei Fuzz il brano Mirror, qui in diretta su Out of Nowhere. Questa era la carica dei Fuzz di T. Segall, Mirror, dal loro terzo album appena pubblicato, qui in diretta su Out of Nowhere, su RKO. E allora passiamo
alla rubrica che torna per questa seconda stagione, che di solito chiude circa le puntate di Out of Nowhere o di lunedì sera. La rubrica si chiama The Song Remains the Same ed è un piccolo viaggio, lo ripeto per chi magari ci ascolta per la prima volta o non se lo ricorda naturalmente, è un piccolo viaggio nell'arte del campionamento. Andiamo a riscoprire alcuni brani del passato più o meno recente e cerchiamo di capire come sono nati e da dove arrivano i campionamenti che ne hanno fatto parte, sono stati smontati, spezzettati, citati, eccetera. In questo caso, per questa puntata, non andrò a pescare un successo del passato, ma pescherò invece un brano appena uscito, in realtà, pochissimi giorni fa. E si tratta del singolo di ritorno, ennesimo in realtà, di Avalanches, che dall'Australia pubblicano ancora una serie di singoli in attesa prima poi che esca il prossimo disco. Lo aspettiamo, in realtà ce lo stanno facendo un po' penare, un singolo alla volta. In questo caso il singolo, molto bello tra l'altro, collaborativo, perché vedi alla voce un ospite che abbiamo anche passato qui in diretta su in varie puntate di Out of Nowhere, scusate, Leon Bridges. Il pezzo in questione si chiama Interstellar Love. Lo ascoltiamo e poi andremo a scovare un campione abbastanza riconoscibile in realtà, naturalmente, però che si trova appunto sotto questo brano. Interstellar Love, Avalanches, in diretta su Out of Nowhere. Allora, questa era Interstellar Love, Avalanches con Leon Bridges, nuovo singolo del duo australiano che sta a pubblicare finalmente l'attesissimo album di ritorno. Lo ascolteremo in realtà fra un paio di mesi, a dicembre, per cui c'è ancora da attendere.
nel frattempo un singolo dopo l'altro ci stanno facendo gustare quello che sarà. Ma il brano in questione l'abbiamo trasmesso sia perché non è uscita, sia perché è dietro una storia molto bella, perché in realtà cita una storia, insomma, di astronomia e di amore, quella di Andrew Young e Carl Sagan, delle onde cerebrali dei due innamorati mandate sul disco che era stato inciso per la sonda Voyager un po' di anni fa, storia che ha ispirato appunto gli Avalanches e Leon Bridges per il testo. Ma poi questo brano appunto nella rubrica The Song Remains the Same, perché cita in maniera abbastanza romantica un classico del passato che andiamo qui a ascoltare su Atomware. Si tratta, l'avrete capito forse, di Eye in the Sky, Alan Parsons Project. E allora devo rientrare perché il tempo scorre, siamo in fine trasmissione. Mi piace per Alan Parsons e la sua Eye in the Sky, che vi ha fatto anche tornare indietro, immagino, ricordi di infanzia. E era quella citata appunto nel bellissimo passaggio del testo, tra l'altro, dove the sun in your eyes made some of the lies worth believing, il sole nei tuoi occhi ha reso alcune delle bugie che mi hai detto degne di essere credute. Citata appunto da Leon Bridges per il suo brano insieme agli Avalanches, Interstellar Love, in questa rubrica The Song Remains the Same, appunto la caccia del campionamento perduto. E allora sfumiamo Alan Parsons definitivamente perché siamo in chiusura. Io come sempre vi ringrazio per averci ascoltato qui in diretta su RKO, come lunedì sera dalle 20 alle 21 circa. Vi do l'appuntamento naturalmente a lunedì prossimo, stessa ora, salvo di PCM, diciamo così, per adesso comunque confermiamo il nostro appuntamento del lunedì sempre alle 20. Naturalmente vi ricordo che la puntata, oltre che in diretta, è disponibile in podcast su www.rkonair.com nella sezione dedicata appunto alla trasmissione Out of Nowhere, su Spreaker sul canale della trasmissione e sui social naturalmente, dove troverete anche poi la scaletta e anche le precedenti puntate da riascoltare se ne aveste persa qualcuna o se magari c'è qualcuna che avete voglia di riascoltare. Io sto per far partire la sigla, per cui vi ringrazio ancora e vi do appuntamento lunedì prossimo. Grazie a RKO, al Teatro Kismet per l'ospitalità come sempre, buon appuntamento e buon lunedì sera in diretta sempre su RKO. Serious. Radio. Live transmission. It's Aaron and she talks.